Ciao a tutti, oggi finalmente un nuovo mukbang e c'è la mia assistente Rebecca che oggi abbiamo deciso di fare un aggiornamento, di parlare un po' di cose nuove, no? E quindi abbiamo detto, ah sì, facciamo un mukbang e ci mettiamo nella nuova postazione per il mukbang, che è questa qui. Fateci sapere se vi piace. Io intanto sto morendo di caldo perché prima sento freddo, poi sento caldo. Mo mi sono messa meglio e sento caldo, mo li spenti. Non so mai, questi termosifoni, quando sono spenti muoio di freddo, quando sono caldi muoio di caldo, non c'è una via di mezzo. Comunque, oggi andiamo a mangiare della pasta semplicissima al pomodoro con un po' di mozzarella, quindi un po' filante, e vi aggiorniamo un pochettino perché abbiamo visto delle cose, soprattutto parliamo un po' di film, vero Rebecca? Allora, adesso vi faccio vedere l'acqua perché è bellissima, perché praticamente vogliamo controllare quanto stiamo bevendo e quindi ognuno c'ha la sua bottiglietta. Vi faccio vedere la mia, non so se si vede, comunque c'è scritto Valentina, e quella di Rebecca è più bella perché questa qua c'ha tutta la targhetta con i fiorellini, quindi questa è tua. E poi naturalmente c'erano altre bottiglie, cioè c'erano altre due, un'altra bottiglietta che è il minimo un litro e poi si aumenta, perché quando sto al lavoro diciamo che mi viene di più da bere, quando sto a casa di meno, perché non lo devo ricordare. Tanto il gatto come al solito gira, fa, prima si sta facendo, controlla, si è rotolato in mezzo, cioè praticamente stavo pulendo l'aspirapolvere, mi è caduta un po' di roba che c'era dentro l'aspirapolvere, cioè del caffè che avevo tirato su con l'aspirapolvere, e ci si è messo sopra, quindi adesso dovrò lavarlo. Il ginger. Già. Ah, sarà molto felice. Sì, lui appena gliel'ho detto, ci capisce proprio, è rimasto così pietrificato. Oddio, no, il bagno no, ti prego. Allora, intanto, come al solito, io inizio con l'acqua. Inizio a mangiare perché ho fame. La sarà Rebecca a dirci com'è questo. Ogni tanto c'ha questi. Comunque, Ginger chiacchiera tantissimo stanotte, non mi ha fatto dormire come tutte le notti. Anzi, poi stanotte non riuscivo neanche a dormire, mi sono messa col computer. Eccolo, fa così. Col computer a mettere tutti i promemoria, ho svegliato pure Rebecca perché non lo sapevo che il mio computer è collegato al vecchio iPad che adesso ha Rebecca, e quindi in pratica gli arrivavano tutte le notifiche. Allora assaggiamo. È buona, scotta, però è buona. Bella bella. In più un pochettino si intravede l'albero, e diciamo che dico tutti gli anni, ah no, perché quest'anno cambierò l'albero, ne prenderò uno più grande e più bello, perché questo l'avevamo preso un po' così arrangiato, e poi alla fine non lo compro mai. Sarà la volta buona l'anno prossimo? Chissà, staremo a vedere. Rieccolo. Ogni tanto. Ti piace scendere e salire? Eh? Bello, amore, ma ti sei tutto sporcato. Quanto? Su pure sulla capoccetta. Certo, sei rotolato. Quindi? Non dovevo ammagliare. Io ti fa per forza in mezzo bagno. Al fango. Per forza bagno. Guarda, mo se li stava ributtato per terra, guarda. Qua si è ributtato per terra. Guarda. Ma poi quando si butta per terra e si mette con la pancia in su è troppo. Dai, bello. Guarda che cosa. Cioè, irresistibile. Come fai a non. Guarda, guarda, si rotola, vedi? Mamma mia. Guarda, vedi, rotola. Rotola. Quindi appena abbiamo finito di mangiare, qualcuno deve fare il bagno. Già. Perché se si mette sul mio letto lo uccido. Sì, perché poi il posto preferito, più che altro, è che io chiudo la mia stanza, invece da Rebecca non si può chiudere. E non c'ha la porta. Non c'ha la porta perché sta sopra e quindi non c'è una porticina, ma tanto quello... No! Ho pensato pure a mettere una mini porta. Non farlo. Però tanto alla fine la scavalca e entra. No, non farlo, non salire. Non lo andrà. Vuole salire? Non salire, non farlo. Ma dove va a salire? Qui sul tavolo. No, Gingerino. Non salire. Comunque, quello di cui volevamo parlare io e Rebecca, che adesso ha l'attenzione tutta su Ginger. Ho paura che questo mi salta addosso. Quello di cui volevamo parlare io e Rebecca è che abbiamo visto finalmente Spider-Man No Way Home. Cioè, praticamente Rebecca mi ha fatto una capoccia con questo film e alla fine siamo riusciti a vederlo.
Dici un po' la tua recensione. 10. Allora, interruzione pubblicitaria. Interruzione pubblicitaria. E allora, praticamente, a me è piaciuto tantissimo, soprattutto perché c'è stato un ritorno... Però così spoileri. Beh, non si sa. Nel trailer non si vede. Ah, allora ragazze, se volete vedere questo video dovete aver visto sia House of Gucci, perché ci sarà lo spoiler, poi magari metterò delle pause con lo spoiler, però magari ve lo guardate successivamente, e Spider-Man? No Way Home, perché se no ve lo rovinate, quindi ve lo dico, se adesso siete in tempo, bloccatevi e lo guardate una volta che avete visto il film. Sì, perché cioè, questo film è veramente bellissimo, perché ci sono i tre Spider-Man. Sì, perché infatti a me è fatto strano, perché il vero, cioè il suo Spider-Man che mi ricordavo io era con Tobey Maguire. E oggi, cioè in questo film, torna lui, mi ha fatto stranissimo. Torna lui, poi Andrew. Poi c'è quell'altro che io non l'ho mai visto, sai Rebecca? No, io invece non ho visto mai quello che hai visto te. Io ho visto quello là di Andrew e Tom. Quindi adesso lo sappiamo che cosa succederà. Maratona di Spider-Man, recuperone. E quindi devi vedere quello che non ho visto io dovete quell'altro. Sono due quell'altro. Quella prima pure sono due. Eppure Tobey Maguire, non mi ricordo quanti sono. Comunque faremo un mega recuperone di Spider-Man. Comunque mi è piaciuto. È bella la storia, poi c'è il mio preferito, ragazzi. Chi è il mio preferito? Benedict Cumberbatch. Sì, Doctor Strange, che infatti poi farà... il 6 maggio. Farà il nuovo film, che tu sai come si chiama? Doctor Strange, non lo so, e c'è anche Vandal. E quindi quello sicuramente lo guarderemo al cinema, perché adesso la novità è che anche Rebecca si è vaccinata, quindi adesso siamo al completo. Ho fatto la prima dose. E quindi adesso non so poi come funzionerà, perché col Covid insomma non si sa mai, quello che chiudono, quello che aprono, se devi fare il tampone, se non lo devi fare, anche vaccinato, non vaccinato, quindi staremo a vedere. Però mi piacerebbe tornare al cinema. Certo, dai, quello è d'obbligo vederlo al cinema. Ho visto soltanto un film Marvel al cinema. No, mi sa due. Davvero? Sì, eppure tu con tuo padre ci vai spesso al cinema. Sì, ma Marvel non l'abbiamo mai visto. No. No, al cinema abbiamo visto Endgame, che è stato il primo film Marvel che ho visto. In realtà... cioè non è stato intelligente, perché ho visto tutte le morti prima di iniziare tutta la saga. Ah, oh, bene. È perché abbiamo visto in game che muoiono tutti e quindi mi sono spoilerata tutto. Ah, vedi, no. Vabbè. E quindi questo era il film che abbiamo visto e insomma che ci è piaciuto. Voto 10 tu. Sì, io pure do un voto alto, 9 dai. 10. Poi ci sono tutti i cattivi degli altri film. Invece passiamo alla parte dolente. Io non l'ho visto, Gucci intendo. Io non l'ho visto perché non è il mio genere. Allora, io ero curiosissima perché mi sono incuriosita tantissimo. Ma c'è la Diaga. Ma proprio per il caso dell'omicidio di Maurizio Gucci, abbiamo fatto anche il video mukbang. Ve lo lascio comunque da qualche parte, che lo potete andare a vedere, che abbiamo parlato molto, cioè, così, tanto per chiacchierare un po'. Mentre poi adesso la novità sarà che, se riesco, perché ho già fatto delle prove ma ancora non andava bene, insomma devo sistemare delle cose, l'altro canale che avevo, che vi linko comunque sotto in info box, lo trasformerò in un canale dedicato al true crime, quindi inizierà una nuova avventura. Sono curiosissima, perché poi mi piacciono insomma nuove sfide, nuove cose, visto che mi sono davvero tanto tanto interessata al true crime, ho pensato di fare proprio un canale dedicato. Quindi fatemi sapere se vi interessa, se vi piace come idea, e comunque vi lascio il link. Devo ancora cambiare tutto, sia il nome del canale e tutto quanto, però insomma adesso farò tutto quanto. Devi anche eliminare i video o li lasci? No, penso che quelli li renderò privati e ricomincerò da capo e vedremo come andrà questa storia. Non mi è piaciuto House of Gucci perché io l'ho visto in lingua originale. Inglese. L'ho visto in inglese. E quindi, ragazzi, cioè, già da come parlano, cioè, fanno questo inglese come se italianizzato, che sembra una caricatura, sembra una presa in giro. E quindi,
Cioè, dicono cioccolato, a un certo punto gelato cioccolato, tipo una cosa, vi giuro, una cosa proprio, no, gelato cioccolato. una cosa proprio assurda, non se, cioè, secondo me è troppo esagerato, era meglio a sto punto prendere degli attori italiani che fa sta cosa, cioè, quelli che sono inglesi, che parlano in inglese italianizzato, Maurizio, cioè, veramente esagerate così, e quindi... No, penso che forse col doppiaggio italiano forse qualcosa si recupera. Oh, ho finito prima io. Beh, io sto chiacchierando, Beh, pure io ho chiacchierato. eh. E quindi, no. Poi c'è il personaggio di Paolo che viene rappresentato da Jared Leto. E oltre che gli hanno cambiato tutti i connotati, non so, che gli hanno fatto un faccia, cioè riconoscibile. Ma proprio, cioè, solo gli occhi si riconoscono. Sembra veramente un personaggio sopra le righe, ma di tantissimo. Cioè, effettivamente Paolo era eccentrico, era un po' così, ma questo è stato proprio quasi ridicolo. Quindi, non mi è piaciuto tantissimo. Alcuni hanno detto che addirittura si sono sentiti offesi da questo film, e poi l'ho trovato anche a tratti abbastanza noiosetto, cioè non mi ha preso tantissimo. Invece la storia è molto avvincente, quindi secondo me potevano fare molto di meglio. Va bene, nel 2022 escono un sacco di cose belle. Vedo pure. Piano piano. E quindi poi altra cosa di questo film è sicuramente che cioè praticamente a un certo punto succede una cosa dopo l'altra all'improvviso. Mi ero segnata infatti che muore il padre di Maurizio, cioè Rodolfo, da un secondo a quello dopo, cioè si incontrano e il secondo dopo è morto. Cioè, ma senza senso logico, cioè ci sta la storia, insomma, che spiega, cioè tutto un percorso, cioè tagliato proprio, secondo me anche il montaggio troppo, cioè, hanno tagliato troppo in maniera magari neanche con troppo. Cioè, con senso, cioè tu mi devi raccontare un po' per farmi arrivare a quello, no? E invece no, e quindi non, boh, un po' così, un po' assurdo. E quindi non mi è piaciuto particolarmente. Ci volevo andare tanto al cinema a vederlo, e è stata insomma una delusione. Voi invece che cosa ne avete pensato sia di House of Gucci che di Spider-Man? Vabbè, Spider-Man livelli, cioè. Sì, sicuramente se vi devo consigliare uno dei due ad andare a vedere, vi consiglierei sicuramente Spider-Man. Spider-Man è arte. Cioè, tutta la Marvel è arte. Tutto, tutto. Tutti i film dietro. Rebecca ci ha avuto un'esplosione a un certo punto, perché prima non ne avevi visto manco uno, poi tutti insieme li hai recuperati. Sì, li ho visti tutti. Mi manca soltanto Eternals che esce su Disney Plus il 12 gennaio. O il 12 o il E qual è? 13. Dove gli Eterni, c'è anche Angelina Jolie. Ah, infatti questa pubblicità l'avevo sentita. Quindi esce quando? Cioè, su Disney Plus, perché quello là è uscito il giorno del mio compleanno. È? Esce o il 12 o il 13 gennaio. Non mi ricordo se è il 12 o il 13. Vabbè, dai, ci siamo quasi. Poi il 1º gennaio esce The Vampire Diaries su Prime Video. Io pure, vabbè, non parliamo di Però serie TV perché... fino alla 7ª stagione, l'8ª non ce la mettono. Vabbè, spoiler, ancora non ho recuperato Lucifer e non ho ancora recuperato La Casa di Carta, ce la posso fare. Anzi, adesso voglio vedere The Ferragnez, la serie, solo perché mi hanno incuriosito tutti. E lo voglio vedere così per curiosità, magari vi farò la recensione. Inizi una serie e poi la finisci. Cioè, io al posto tuo, appena esce la serie, io mi guardo subito tutti gli episodi. Sì, perché... Come fai a non essere curiosa? No, sono curiosa. Il problema è che molto spesso, magari la sera, poi se vado troppo tardi a letto, non riesco a mettermi a vederlo perché magari sto sistemando. E poi domani, il giorno dopo, io mi sveglio molto presto e quindi mi devo organizzare meglio con gli orari, sulle cose da fare. Ma nel 2022 esco un sacco di cose, cioè non vedo l'ora, mamma. E quindi niente, ragazzi e ragazze, noi abbiamo finito tutto. Com'era questa pasta al pomodoro con mozzarella filante? Le è piaciuta, meno male. A te? È già una vittoria questa. Anche a me è piaciuta molto. E quindi niente, ragazzi, fateci sapere che cosa ne pensate di questi film, se li avete visti, se li andate a vedere.
Mi raccomando, io comunque metterò un po' spoiler dappertutto, lo scrivo. E niente, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, come al solito, non dimenticate di lasciare un like, di iscrivervi al canale e noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze e ciao! Ragazzi, Ciao! ciao!